Tesolo e presidente della Consulta Finanza Locale. Parliamo di IMU, parliamo appunto di quest'ultima rata, si viene a pagare il 17, come si sta vivendo all'interno dei comuni? Allora, l'IMU è un'imposta che viene sentita molto dai nostri cittadini. Devo dire la verità che qualche azienda e anche qualche famiglia, più di qualche famiglia, ha effettivamente la difficoltà a pagarla. Quindi ecco, noi siamo costretti a dire che non si possono naturalmente fare deroghe o dilazioni perché la legge non lo prevede. Questo è un momento abbastanza, diciamo, abbastanza difficile e anche triste da questo punto di vista. Cosa si prospetta per il 2013? Il 2013 abbiamo sentito che c'è intenzione, come era stato promesso peraltro da tempo, c'è intenzione di passare l'IMU tutta quanta ai comuni. Ecco, questa imposta, se effettivamente sarà destinata solo ai comuni, potrà essere ridotta di aliquota naturalmente. Adesso l'aliquota è molto alta perché c'è una compartecipazione dello Stato al 50% e quindi è un'imposizione piuttosto alta. Io dico per le famiglie ma anche molto per le aziende, perché le aliquote di tutto quello che non è prima casa sono veramente altissime in molti casi. Ecco, da questo punto di vista continuano ad esserci dei ricorsi al TAR, come si evolveranno le cose? Ecco, il ricorso al TAR bisogna spiegare che l'abbiamo fatto perché non abbiamo capito, non abbiamo compreso e non abbiamo condiviso il fatto che la stima sull'entrata IMU fosse proprio una stima e non un calcolo preciso. Noi avevamo messo a disposizione come associazione, come ANCI, avevamo messo a disposizione del Ministero dei conteggi precisi, dei dati storici dei comuni. Questi non sono stati recepiti e quindi l'entrata IMU è stata calcolata su una stima, cosa che non corrisponde alla realtà, diciamo è stata sovrastimata. Quindi abbiamo chiesto, e ricorriamo al TAR per questo, abbiamo chiesto spiegazioni su quale sia stato il criterio per calcolare l'entrata IMU, che poi si è rivelata sovrastimata e quindi ha causato una riduzione dei trasferimenti di conseguenza, perché la legge prevedeva così.